vittoria importantissima su un campo difficilissimo contro una squadra di ottimo livello, classica partita di categoria dove tutte e due le squadre potevano sbloccare la partita e noi abbiamo trovato una grande giocata di Modeo che ha dato palla a Vitali, il quale ha costruito un gran gol. Siamo stati bravi a soffrire il momento del loro ritorno e poi a chiuderla con Bosi. Fondamentale il fatto che escono tre giocatori importanti e ne entrano altri tre importanti, quando questa qua potrebbe anche essere la nostra forza, insomma. Quando esce per Vitali entra Lemma, e poi entra Bosio, poi entra Vaglietti al posto da ragazzino, insomma alla fine squadra che non ha risentito sicuramente dei cambi e soprattutto da notare l'ottima mentalità con quali i ragazzi che sono entrati hanno dato il loro apporto. Questa qua è una categoria che bisogna soffrire tutte le domeniche, con questa mentalità sicuramente faremo bene. Primo obiettivo è quello dei 45 punti, 46 per essere un po' più tranquilli e poi vediamo quando, in che punto della stagione arriveremo, però dobbiamo soffrire partita per partita. Domenica abbiamo l'Olginatese in casa, scusate, mercoledì sera tra l'altro alle 20:30, quindi avremo l'occasione subito di cercare di fare un'altra buona gara. Sì, siamo partiti bene, soprattutto i primi 20 minuti abbiamo tenuto molto bene la palla, il campo. Nel secondo tempo abbiamo ripreso un po' il bando della matassa, abbiamo sofferto un attimo, un quarto d'ora prima del raddoppio, e poi abbiamo chiuso la partita credo meritatamente, perché di fatto il nostro portiere non ha fatto grandi interventi. Per me i migliori sono quelli che aiutano la squadra nei momenti di difficoltà, che soffrono e lavorano come gli altri. Mi riferisco soprattutto ai giocatori della panchina, che non fanno mai mancare il loro apporto neanche in allenamento. Devono stare pronti, farsi trovare pronti. I tre che sono entrati oggi l'hanno fatto benissimo, perché Bosio, Lemma e Vaglietti hanno fatto la loro parte. Amodeo, che è un nostro punto di riferimento, ha fatto la differenza davanti, e gli siamo stati dietro tutti, quindi non i migliori sono stati tutti e 14, credo, quelli che hanno giocato, perché nessuno si è tirato mai indietro, con il supporto dei ragazzi della panchina che sembrava giocassero loro anziché i titolari. Quindi quando ci sono queste premesse è bello pensare di riprendere subito il lavoro domani.